Buonasera, allora, dottor Romiti, non è la prima volta che il gigante asiatico si fa avanti con questi segnali rassicuranti, ma come dobbiamo leggerla questa solidarietà, tra virgolette, tra la Cina e l'Europa e soprattutto tra la Cina e la Grecia? Ma non è tanto la Cina e la Grecia, è la Cina e l'Europa che va vista l'argomento. Come giustamente ha detto lei, la Cina aveva già fatto segnali, aveva già mandato segnali molto precisi in questo periodo. E io non mi sono stupito di queste dichiarazioni di oggi del vice ministro degli esteri, perché la Cina ha due interessi. Un interesse è quello di dare l'impressione al mondo, con fatti concreti e non con dichiarazioni, che la Cina è per l'ordine e la stabilità nel mondo stesso, la stabilità finanziaria quindi, e quindi quando si verificano episodi purtroppo gravi come quello della Grecia, la Cina vuole far sapere che è pronta ad aiutare. E la seconda ragione per la quale, a mio parere, la Cina si comporta in questa maniera è che la Cina e che l'Europa è pur sempre il più grande mercato di consumo del mondo e quindi la Cina, grande esportatore, ha interesse che proprio qui in Europa non vengano a calare i consumi e quindi vengano a calare le esportazioni che dalla Cina stessa arrivano in Europa.